Ciao a tutti ragazzi, io sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un videogioco, o per meglio dire, il videogioco ufficiale di Axis and Allies. Penso board game che non abbia bisogno di nessuna presentazione, che va avanti ormai da più di 20 anni ed ha avuto moltissime riedizioni, espansioni e varianti varie che comprendono alla fin fine tutta quanta la guerra, la seconda guerra mondiale a livello appunto totale, completo, ma non soltanto, perché si sono spinti anche a fare qualcosa di leggermente più sci-fi o volendo anche fantasy horror, mettendoci gli zombie in un'espansione a parte standalone che è stata molto discussa, ma alla fin fine che è anche molto carina, una bella trovata. Oggi vi parlo di Axis and Allies 1942 Online, della sviluppatore e editore della Beamdog, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Vi faccio vedere un pochino come funziona dopo la sigla. Come detto, Axis and Allies Online è un gioco che potete acquistare tranquillamente da Steam e riprende completamente, e usatemelo, lasciatemelo dire anche in maniera molto precisa e perfetta, le meccaniche della controparte del gioco da tavolo, del board game, che prende un po' i natali, ma come tutti i wargame, i giochi strategici usciti successivamente, prende un pochino a piene mani dal Risico, che diciamo è il gioco di partenza che ha dato l'idea principale per un gioco del genere, ma non soltanto. Andiamo nel panorama bellico, andiamo bene o male nel periodo mid della guerra e andremo a rivedere tutto quanto il panorama mondiale, quindi sia le forze alleate, che ovviamente si parla delle maggiori, non si va a prendere le forze alleate minori, quindi sono sempre alla fin fine l'Inghilterra, gli Stati Uniti d'America e la Russia, ce ne sono anche altre perché il panorama mondiale c'è tutto, comunque le principali forze sono quelle, Commonwealth comprese e quant'altro, più invece dalla parte dell'asse ci sono gli italiani, i tedeschi e i giapponesi. Il gioco ha meccaniche molto semplici, poi c'è anche un bel, vi faccio vedere qui, un bel learn to play, che è la cosa più facile mai creata veramente sulla faccia della terra, anche perché le meccaniche base, bene o male, ve l'ho detto, un pochino più complesse, ma sono quelle del Risico. E poi c'è la possibilità di giocarlo online, figata la modalità online, la potete giocare o in tempo reale o in versione asincrona. In versione asincrona nel senso che il vostro avversario ha, quando è entrato nella partita, fino a 24 ore per fare la sua mossa, quindi potete giocare anche con persone dove magari si fa la mossa una volta, due volte ciascuno al giorno. Se entro 24 ore non fai la tua mossa, però il gioco va avanti e lo fa automaticamente. Potete giocarlo tranquillamente in una sera, stando 2-3 ore al tavolo a finire la missione, però se volete fare qualcosa che dura un po' di più perché uno di voi non c'ha tempo, oppure magari giocate, che ne sapete, con un amico dall'altro capo del mondo, col fatto del fuso orario e tutto, e in quel momento magari volete fare la vostra mossa e giocare prima di andare al lavoro, ma lui non è presente, potete usare tranquillamente questa meccanica, che è una figata ed è veramente molto comoda. E devo dire la verità, è un gioco anche molto 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 aggiornato. Vi faccio vedere un pochino come funziona. Andando a creare la partita, lì si può dare un nome, vabbè, Corridance Game, questo qui è quello standard che vi dà il gioco, e poi potete decidere quali forze andare ad utilizzare in campo. Quindi potete muovere, come vi ho detto, o le forze dell'asse, non c'è ancora l'Italia ma verrà sicuramente inserita, anche perché nel gioco da tavolo c'è, oppure potete andare a muovere gli alleati da quest'altra parte. Io in questo caso, tanto lo sapete che sono malato di queste cose qui, scelgo il Giappone e ci metto Corridan. Quindi tutto il resto, la Germania mi alleata e tutto il resto delle forze alleate saranno guidate dall'intelligenza artificiale. Poi potete scegliere le condizioni di vittoria, vittoria totale, oppure come nel gioco base dovete conquistare l'asse 9 città, gli alleati 10. Perché l'asse meno e gli alleati di più? Perché le forze dell'asse sono in due, mancando l'Italia. Quindi è normale che un pochino di svantaggio ce l'hai, soprattutto andando a prendere superpotenze come la Russia e tutto quanto dopo Operazione Barbarossa. Comunque avete anche la possibilità di giocare appunto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o magari in cooperativa contro il computer. Comunque il tiro di dadi, stabilizzate tutto quanto. E facciamo Start Campaign. Come vedete, queste sono le mosse che stanno facendo i miei avversari, in questo caso la Russia,
come vedete è evidenziata, e ci sono varie fasi in gioco, che sono la fase di movimento, la fase di schieramento truppe e la terza fase, che è quella fondamentalmente più importante a livello bellico, che è la combat phase. In questa fase qui si decidono proprio le truppe che verranno mobilitate sul campo e che andranno a fare l'attacco contro le forze nemiche, di solito nei turni precedenti costruite, spostate, e soltanto nella fase di combat si va a fare il combattimento. E poi c'è anche la non combat phase, che ovviamente segue regole particolari che non vi ci sto a tediare. Non potete muovere in un territorio già occupato, perché sennò dovreste andare ad attaccare direttamente, però potete mobilitare le vostre forze sul campo senza andare ad attaccare. Quindi sono movimenti classici di schieramento delle truppe, ma non a livello bellico di battaglia. Ovviamente, ragazzi, il gioco, come la controparte dal tavolo, qui un po' velocizzato perché c'è l'intelligenza artificiale, c'ha un pochino di tempi morti, perché prima, vedete, in successione c'è la Russia, poi dopo c'è la Germania, poi qua giù abbiamo l'Inghilterra, per ultimi gli Stati Uniti d'America e poi c'è il Giappone. Quindi io muoverò praticamente quart'ultimo qua giù in fondo, però è anche la meccanica del gioco, che è giusto che debba essere così. E in tutte quante le mosse che possiamo fare mentre il nemico si sta muovendo e organizzando, è facile andare a identificare le truppe che sono sul campo, potete anche zoomare vicino per vederle. Abbiamo la fanteria, abbiamo i carri armati, abbiamo tipo contraerea o comunque unità di bombardamento, di schieramento, di artiglieria, e poi ovviamente immancabili aeroplani e unità navali che possono comprendere corazzate, incrociatori, cacciatorpediniere, sottomarini e cose del genere. Lo scopo del gioco, come avete visto, è quello dell'asse tenere 9 città per vincere, mentre gli alleati ne devono tenere 10. Vedete che lo svolgimento del gioco è molto calmo. Inizialmente si fanno tutte le mosse fino a che poi non arriva la fase di combattimento. Quindi, come vi dicevo poc'anzi, non è così difficile immaginare di fare una partita con un vostro amico, anche perché magari ci avete da muovere 50 truppe, truppe tutte, carri armati, fanterie e tutto, 50 forze, 50 divisioni sul campo, e vi ci vuole praticamente almeno un 10-20 minuti di tempo, e sarebbe brutto che quell'altro stesse lì ad aspettarvi: oh, fai veloce perché sennò mi addormento. E infatti, proprio per questo motivo c'è, vedete, il sottomarino, un U-Boat, c'è quella modalità, come vi dicevo, che è un online asincrono. Quindi avete la possibilità di fare la vostra mossa, di attendere che il vostro amico abbia fatto la sua, poi ovviamente tornando qua giù e andando anche nei resoconti vari, potete vedere direttamente che cosa è successo. E in più c'è anche la possibilità di fare un po' di campagna politica, ma questo non è il forte del gioco. Più che altro quello che conta è andare a vedere il War Diary, questo qui, che è proprio tutto quanto quello che è successo a livello di guerra, e ci dà un resoconto, così che uno, a parte che lo vedrete con le frecce, ma quando vi andrete a connettere per fare la vostra mossa, qua giù vi dirà tutto quello che è successo, quindi potete anche comodamente andare a leggere. Purtroppo non c'è la lingua italiana in questo gioco, e bisogna giocarcelo un po' con l'inglese, però anche un inglese insomma abbastanza scolastico. Ecco, di facile lettura, non è sicuramente qualcosa di complicato. Non sono un lume, un madrelingua nemmeno io, eppure mi ci riesco a ritrovare abbastanza. Ok, ora tocca agli inglesi, e successivamente, fatte le mosse degli inglesi, tocca a noi del Giappone. Sia chiaro, è un gioco di guerra, come il Risiko, quindi chi conquista tiene, però non è per forza che tutti i turni dovete andare a bombardare, conquistare, distruggere e cose varie, anche perché, un po' come nell'effetto Risiko, appunto ripreso da Axis and Allies, il board game: se voi spostate tutte le truppe da un luogo, andate a combattere, sì, però quel luogo poi dopo rimane sguarnito. Quindi avrete bisogno sempre di muovervi nella maniera giusta per tenere anche i posti che avete. Ad esempio, qua giù nel Borneo, vedete, io ho una divisione di fanteria, che hanno, queste sono le caratteristiche: attacco 1, difesa 2, movimento 1 quando li muovete, vedete, tutto diviso in quadranti, e hanno un costo di 3 quando l'andate a costruire. Una portaerei, ad esempio, ha un costo di 14, attacco 1, difesa 2, sono i dadi che andate a tirare, che ora poi vi faccio un pochino vedere. Poi, Indocina, qua giù, abbiamo gli 0, vabbè, comunque unità aeree che hanno attacco 3, movimento 4, ovviamente sono velocissimi. E le navi addirittura avevano un movimento, mi sembra, no, movimento 2, ok, sono gli aerei, giustamente, che hanno un pochino più di movimento. E poi abbiamo, qua giù nelle Filippine, abbiamo sia l'artiglieria che la fanteria. Non si passa a nuoto, stretti, maniche e cose del genere. Quindi, se vi volete muovere da, ad esempio, dalle Filippine
volete andare qua giù in Malaya, Borneo o quant'altro, dovrete comunque fare affidamento su una nave che vi trasporti. E le navi, se non erro, dovrebbero trasportare al massimo due truppe. Almeno questo è quello che ho visto finora giocando. Non sono il massimo esperto, però comunque quello che mi ha fatto vedere il gioco anche nei tutorial era quello lì. Qua giù, come vedete in questo colore, sono tutte quante le nostre zone dell'impero giapponese. Quindi vedete che al momento abbiamo anche la Cina, qui dalla parte di Jiangsu, Shanghai. E poi abbiamo, vabbè, ovviamente le isole del Giappone, Hokkaido, Tokyo, Giappone, tutto qua giù. Poi abbiamo Iwo Jima, che è nostro, e ci abbiamo un distaccamento di fanteria, Wake Island, Okinawa. Tra l'altro battaglia finale, l'ultima con l'affondamento della Yamato. E poi abbiamo tutte quante le nostre forze. Questi qua giù sono... ah, inglesi. Ok, questi qua giù sono forze... no, forze americane, scusate, forze americane. Poi abbiamo le isole Salomone, Nuova Zelanda e Australia. E le truppe che sono qua giù, ovviamente, colonia inglese. Ok, allora, qui è un resoconto. Ci dice tutto quello che abbiamo. Questi qua giù, i PC, sono punti di reclutamento che ci servono per comprare. Semplicemente cliccate qui e vedete, scala. La fanteria costa 3, è facilissimo. L'artiglieria costa 4, il carro armato costa 6. Antiaeroplani, anti-aircraft. Poi abbiamo tutta la roba di mare, tutta la roba d'aria, bombardieri e fighter. E le industrie, perché le industrie sono quelle che dovete andare a costruire nei punti dove possono essere costruite, non ovunque. E le industrie, di solito su città, capitali, conquistate e cose del genere, vi danno la possibilità di, appunto, guadagnare punti da investire per poi sviluppare nuove truppe. E qua giù vedete, se volete comprare qualcosa, lo comprate e poi lo andate a schierare. Comunque, le fasi iniziali, c'è la fase di purchase, quella che vi ho detto che è questa qui. Tanto per farvelo vedere, anche a fare una mossa a cavolo, posso prendere una fanteria e posso prendere un carro armato. Quindi vado a spendere 6 più 3 in 9 e faccio end phase. Fatto questo, ho comprato queste che non sono pronte. Non sono pronte, entreranno successivamente sul campo e deciderete voi dove schierarle. Però diciamo che al momento l'abbiamo comprata e ci sono combat move. La combat move è quella che vi dicevo poc'anzi, è quella dove si va ad attaccare. Quindi questo a movimento 1, questo a movimento 1, e sono ovviamente due unità, c'è il numerino sotto. Potrei provare ad attaccare lo Yunnan qua giù, dove ci sono forze americane. Qua giù invece sono forze americane e forze inglesi. Quindi potrei provare a muovere questo qui così. Come vedete va all'attacco e ti dice una, cioè spostato un'unità che va all'attacco, e queste due ce le sposto tutte e due. Quindi sarebbero tre unità che vanno all'attacco zona successiva in questa zona qua giù. Ci potrei buttare anche loro, oppure, guarda, c'ho uno 0, ci posso buttare anche lo 0, così facciamo 4 e faccio end phase. Poi ovviamente cliccando sul war report potete vedere tutto il resto. Quindi queste sono le truppe che vanno nello Yunnan, e faccio passa alla fase successiva. Si va alla combat phase, che è quella puramente di battaglia, e faccio... dovrei fare next se non erro. Ok, e si va a risolvere questa battaglia. Non c'è animazione nel videogioco, non ne avrebbe bisogno. Secondo me va bene così. Sì, è bello Earth of Iron 4, lo ammetto, però si andrebbero un pochino troppo, secondo me, a dilatare ed allungare i tempi, che già di per sé sono abbastanza lunghi. E si va a tirare dadi. Ora attacca la fanteria. La fanteria colpisce con l'1. Quindi vediamo che succede. 4, niente, colpo mancato. Si passa all'unità successiva, che sono loro attaccati. Quando vedete questo qui vuol dire che sono attaccati, fanno parte dello stesso battaglione. Loro colpiscono col 2 o meno. Quindi andiamo a tirare. E niente. Oh, un becco nemmeno con 1. Poi l'aeroplano, lo 0, colpisce col 3 o meno. Devo morire. Tanto vale che faccio la resa. Agli americani ora attaccano loro. E loro colpiscono col 2 o meno. Perché le truppe statunitensi, queste non ci ho fatto caso, comunque sono unità di fanteria, veterana, perfetto. Questi ora mi sfondano. Tra! E mi ha colpito. Avendomi colpito, devo decidere io a chi dare l'hit. Lo potrei dare a questa fanteria qui, lo potrei dare a loro sotto, oppure lo potrei dare anche allo zero. Devo decidere io a chi dare il colpo. Se non mi ricordo male, questi erano in due. Mi sembra che fossero in due questi qua, o forse erano loro. Che se no poi una truppa mi muore. Boh, proviamo questo, Faccio accept. Quindi ho dato la ferita e il colpo a questo. E mi ha distrutto questo. No, allora forse no. Ok. Era uno soltanto. Press attack, perché ti può anche ritirare. Continua.
Questi colpiscono col 2 o meno. E tutto ciò è stupendo. Cioè, c'ho scarogna anche con i dadi nei videogiochi. Non è possibile, no, non la tollero io sta cosa. 2 o meno. Meno male, anche lui. 3 si attacca, che fai? No, t'arrendi. C'ho più forze di loro. Oh, un 1, ho colpito, quindi almeno un colpo gli è andato. Però sono per 2. Continuiamo l'attacco. Dai, io credo nella nostra aviazione. E un altro colpo. Oh, quindi sono 2 colpi. Ora ovviamente anche lui può ritirare, perché non è che se gli devi dare comunque possibilità di difendersi. Combattimento in tempo reale e fa un altro hit, quindi lo passo a questo. Accept. No. Quindi un'altra fanteria morta, mi sono morte 2 fanterie, 2 battaglioni, però la battaglia l'ho vinta. Ok, quindi sono i punti che abbiamo perso, questi qua giù, per fare il combattimento, che vengono poi ovviamente tolti. Anche per la fase degli acquisti e quant'altro. E ora si va nella non combat move phase, quindi un'altra volta il movimento e tutte le altre azioni. Però come vedete, ora avendo conquistato lo Yunnan, io ho conquistato qualcosa che mi potrebbe servire per avanzare il mio fronte. Infatti il mio fronte arancione è avanzato. Per vincere il gioco dovete conquistare le città principali, senza farvi poi un tutorial completo che magari sarebbe anche tedioso e quant'altro. Comunque il funzionamento del gioco è questo qua, e quando volete fare un movimento per spostarvi via mare dovete per forza di cose, che non è in questo caso qui, comunque potete per forza di cose andarvi ad imbarcare su delle navi. I combattimenti navali sono la stessa cosa, ci si muove in un territorio, si va ad attaccare un territorio nemico e quello che conta è far avanzare il fronte per vincere la guerra. E molto 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 importante, ricordatevi quando costruite le unità. Poi le unità nella fase finale ve le va a far schierare, perché ovviamente quelle che avete costruito non sono subito disponibili ma entreranno successivamente. Secondo me ragazzi è un gioco della Madonna, non è animato, non c'è niente, vedete, è un gioco molto semplice, è un grand strategy, molto classico, molto veloce e le meccaniche sono facilissime alla portata di tutti. Fidatevi, se lo giocate con amici, infatti spero di farci una partita presto con amici miei, è molto bello perché questa modalità online asincrona vi permette di giocare tranquillamente, non stando lì per forza ad aspettare. Magari fate fa la mossa al vostro amico e poi oh, ci si rivede fra un'ora, devo uscire a fare la spesa. Fra un'ora torno a casa, vedo le sue mosse, se le ha fatte faccio la mia. Quindi è una figata disumana per partite che potrebbero durare anche giorni e giorni. Secondo me è un gioco molto interessante, un gioco molto strategico. Ovviamente la Lea c'è legata ai dadi, non si può fare altrimenti. Avete visto che scarogna ho avuto, però alla fin fine quello che volevo fare l'ho fatto e ho conquistato. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Io li ringrazio ancora una volta per avermi offerto questa chiave per la recensione. E ragazzi è un gioco veramente magnifico che trovate in vendita su Steam. Primo link in descrizione. Ciao, alla prossima!